Cari amici della televisione di Quotidiano.net, bentornati per parlare di automobilismo. Formula 1, in Spagna sono cominciate le prime prove che ci porteranno al primo Gran Premio stagionale in programma il 14 marzo sul circuito del Bahrain. Per parlarne in diretta con noi Leo Turrini, inviato speciale di Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, una delle firme più prestigiose del giornalismo automobilistico sportivo. Buongiorno Leo. Ciao a tutti. Qual è il tuo primo bilancio in casa Ferrari, ma non soltanto in casa Ferrari? Beh, guarda, dobbiamo fare una premessa. Mai come quest'anno i test hanno un valore molto relativo, perché con le nuove regole e il fatto che in gara non si potrà più fare rifornimento, nessuno sa con precisione con quanta benzina Valencia stiano girando Alonso, Schumi, Button nei giorni scorsi, Massa, Hamilton, eccetera. Quindi sono dei dati da prendere con le molle. La cosa che sembra certa però è che la nuova Ferrari, la F10, è nata bene, perché ad esempio Massa nei primi due giorni ha percorso 225 giri, quasi 1000 chilometri, senza mai accusare una rottura, un problema. E quindi da questo punto di vista le premesse per Maranello sembrano incoraggianti. Mi pare che proceda molto bene anche l'ambientamento di Alonso. Beh, sai, Fernando è un campione, lo conosciamo tutti, non deve dimostrare niente, si è calato nella realtà italiana anche con lo spirito giusto. Penso che insomma si rende conto che è arrivato nella scuderia più famosa e quindi insomma se la deve giocare bene. Lui ha iniziato proprio oggi, perché i primi due giorni di test erano stati riservati a Massa. Sta andando forte, anche nel suo caso ci vuole prudenza, ripeto, perché non sappiamo gli altri a che punto siano, sebbene stiano percorrendo lo stesso circuito. E poi una cosa da aggiungere: non è ancora in pista la Red Bull, la squadra di Seb Vettel, che arriverà con 10 giorni di ritardo, che è stata la rivelazione del passato campionato e che io temo molto possa tirare fuori qualcosa di straordinario. Digressione doverosa su Schumacher, che mi pare continui a coltivare l'antico vezzo di non firmare autografi nemmeno ai bambini. Guarda, il vecchio zio tedesco è sempre stato così. Allora, uno dei problemi della comunicazione in Italia è che adesso si vuole scoprire, siccome non guida più per la Ferrari, che Schumacher è un tipo abbastanza indisponente, tutto sommato antipatico, ma lo è sempre stato, non firmava gli autografi nemmeno quando vinceva ripetizione con la Rossa. Io ho scritto un libro su di lui e mi ricordo che lui ne firmò una copia e poi disse ad altri: no, non le firmo altre perché poi potreste rivenderle, perché il mio autografo ha un valore. Questo è sempre stato il personaggio, che non toglie nulla alla grandezza del campione, intendiamoci, perché stiamo parlando comunque, numeri alla mano, di uno dei più grandi fuoriclasse del volante nella storia dell'automobilismo. Però devo dire, un po' stucchevole questa cosa molto italiana, deve essere assolutamente trattato come il traditore. Allora adesso scopriamo che non è affettuoso coi bambini, con me non attacca, perché non era affettuoso coi bambini neanche quando era l'idolo di milioni di ferraristi. E non era affettuoso nemmeno con te, immagino. Ma guarda che lui onestamente è il classico personaggio che ha l'ossessione della privacy, estremamente professionale, uno sempre disponibile per le interviste ufficiali, ma tu puoi chiedere alle centinaia di giornalisti, non solo italiani, che lo hanno seguito nella sua prima carriera dal 91 al 2006, nessuno è in grado di dirti che persona sia, che valori abbia, che tipo di sentimenti possieda, perché lui ha sempre opposto un muro tra sé e l'esterno, con un'eccezione: le persone con le quali lui lavorava, ad esempio in Ferrari, stravedevano per lui. Dall'ultimo dei meccanici a Montezemolo ne parlavano anche umanamente tutti benissimo. Quindi vuol dire che forse là dove ritiene opportuno lasciarsi conoscere, certo, è apprezzato, ecco. Certo. Leo, ti ringraziamo ovviamente come sempre per la tua preziosa collaborazione e ti ringraziamo anche per il lavoro che andrai a fare, lo diciamo ai nostri amici navigatori di Quotidiano.net, alle Olimpiadi Invernali di Vancouver, visto che sei sul piede di partenza per il Canada. E lì
speriamo nello Schumacher delle slitte, che è Zöggeler, che come sai è un mito, che ha vinto appena... Coppa del Mondo si è già dato da fare. Allora, no, una Coppa del Mondo, e ha una slitta curata in ogni dettaglio nella galleria del vento della Ferrari, e quindi se ce la fa a vincere la terza edizione consecutiva è anche un successo di Maranello. Come vedi, tutto si tiene. Grazie a Leo Torrini. Ciao, grazie a voi.